Allora, siamo qui con il vice sindaco Consoli e con l'assessore Villari. Cosa si è deciso questa mattina? Non si è deciso, in realtà la gara è a un punto in cui non può essere né revocata né sospesa. Peraltro i crismi della gara sono tutti assolutamente legittimi, tutte le regole sono rispettate, questo l'abbiamo fatto anche nel confronto con tutta la struttura amministrativa e tecnica e quindi oggi ci saranno le buste. Tuttavia noi pensiamo che dopo l'affidamento ci può essere un'occasione per un ragionamento con chi sarà il vigile della gara per capire come organizzare al meglio il servizio per garantire la fruizione degli asili nido da parte dei bambini all'altezza della qualità che hanno sempre. Questo è quanto. Naturalmente utilizzeremo questi mesi, che la durata, come voi sapete, la durata della PAC è di 4 mesi. Utilizzeremo questi 4 mesi per confrontarci con tutte le forze sociali nelle imprese sociali per capire come determinare le condizioni perché la prossima gara sia una gara che guardi ancora meglio la qualità del servizio e allarghi l'offerta ai bambini di frequenza agli asili. Questa è una. Sulla questione degli esuberi, ho sentito che ci dovrebbe essere inserita una clausola per una sorta di diritto di prelazione sul personale che ha già lavorato. Ma è ovvio che dall'indomani dell'assegnazione del servizio a chi vincerà la gara, l'amministrazione si siederà nuovamente con le organizzazioni sindacali e con le associazioni, con chiunque volesse dare un contributo su questo altro fatto emergenziale. È ovvio che l'amministrazione punta su due questioni che vanno assolutamente garantite: la qualità del servizio e anche i massimi livelli occupazionali. Tutto quello che la legge ci consentirà di fare lo faremo, compreso anche qualche clausola che possa garantire il maggior numero di loro e quindi l'inserimento nel circuito degli asili nido, ma non ci sentiamo di fare delle promesse che poi non potremo mantenere. L'unica promessa è il massimo impegno, l'assessore Villari lo ha detto, io dico a nome ovviamente del sindaco e dell'intera amministrazione, il massimo impegno ce lo metteremo tutto.